Salve a tutti. Prima di iniziare colgo l'occasione di ringraziare i miei iscritti, che stanno raggiungendo ormai inesorabilmente il centinaio. Grazie di cuore. È bello poi vedere i video delle tecniche anti-bullkit arrivare quasi a quota 3000 visualizzazioni. Non mi aspettavo questo gran risultato dal mio piccolo canale. Come ulteriore buona notizia, comunico che Grieferzone è stato di nuovo modificato da Mr. Ant93, riportandolo al suo aspetto originario. Ora il form è visibile a tutti. Rifarò anche i video della corsa insonne, con l'obiettivo di renderli più interessanti. La griffata che vi mostrerò ora è stato qualcosa di unico. Addomini imbecilli come quello che ho incontrato questa volta non sono facili da trovare. Vi ricordate la missione 6? Bene. Come potete vedere, anche questo admin ha dato ai player la possibilità di rifornirsi gratuitamente di blocchi per costruire, mattoni compresi. Non imparano proprio mai cazzo. Questi deficienti bloccano l'acqua, che si toglie in 3 secondi, e poi ci danno in mano queste bombe atomiche. Peggio per voi. I mattoni, come avevo già detto precedentemente, sono veloci da piazzare, lunghi da rimuovere, e non danno nell'occhio perché possono essere usati anche senza far vedere i danni dall'esterno delle strutture, come invece si fa con le altre tecniche. Come tecnica sono anche molto più fastidiosi della pietrificazione, in quanto per rimuovere un blocco di mattoni col piccone migliore servono 3 secondi, contro un solo secondo per un blocco di pietra. Ma, forse in questo caso l'addomino è stato più furbo di me. Ma va. Non ci sperate. Analizziamo come funziona questo plugin di protezione. Nel mio inventario prima dovreste aver visto un blocco di lapislazzuli. Su quel blocco infatti si basa la maggioranza delle protezioni di questo server. Una volta che un player lo piazza a terra, il plugin protegge una zona compresa entro un certo raggio da esso. E non solo. Se qualcuno cerca di griffare questa zona protetta, il plugin stesso notifica l'accaduto nella chat pubblica. L'obiettivo dell'admin è infatti smerdare agli occhi degli altri membri il griffer che cercano, inutilmente, di griffargli il server. Ma non la passerà liscia e si pentirà di aver cercato di fermarmi. Farò in modo che la gogna pubblica che lui stesso ha creato gli si ritorca contro. Ora infatti sto piazzando caterve di blocchi a casaccio. L'obiettivo? Generare talmente tanti messaggi d'allarme nella chat da renderla inutilizzabile e vedere il proprietario di questa baracca cristonare come un dannato. Sembra che stia funzionando. Gli altri utenti sono disperati e l'admin non mi sta facendo un cazzo. Amico, ma sei ritardato? Chi è secondo te che devi chiccare dal server? Dai su, non è difficile. Ti hanno dato anche un aiutino. Su. Fa qualcosa. Vedo che hai capito, dai. Su. Quante volte te lo devono spiegare? Guardate il povero mod nabbo che, invece di bannarmi, mi implora di smettere. Siamo alle comiche. Finalmente. Qualcosa ha fatto, sei un coglione. Per quale cazzo di motivo mi hai teletrasportato allo spawn? Vabbè, torniamo nella mappa principale a fare casino. Ecco lo shop. Protetto nella stessa maniera idiota ovviamente. Tanto posso fare il cazzo che voglio a quanto ho capito. Quindi mo lo riempio di mattoni. Oddio, mi sto rotolando giù dalla sedia. Abici Predator. Non apprezzo il fatto che stai griffando. Ecco, finalmente sono in prigione. Preparatevi perché il peggio deve ancora venire. Ok. Vediamo di iniziare ad avere la mia carriera con l'abito a strisce. Per prima cosa, diciamo a tutto il resto del server come fare per rompere le palle all'admin. E godiamoci lo spettacolo. Vi consiglio di reggervi forte alla sedia perché i prossimi dialoghi saranno epici. Imbavagliato. Intanto però, come avete notato, altri griffer stanno facendo il mio stesso giochetto. Cosa farà l'admin ora? Eccone un altro. Su admin. Fa qualcosa. Lo chiedono i tuoi utenti. Ban. 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 Su dai. Bannalo.
Ma che cazzo sta succedendo? Si oppongono? È un mio amico? Admin non gli crederai mica? Fai valere la tua legge sul tuo server. No dai no, una scusa così idiota no. Sta solo scherzando. E dai. Il primo utente si è già rotto i coglioni e sta lasciando il server. ABC Predator 1, Fatecraft 0. Ok. Per vincere questa battaglia credo sia giunto il momento di chiamare rinforzi. Andiamo su Grieferzone a reclutare altri Griefer. Ringrazio fin da subito con questo video tutti i volontari che hanno contribuito al macello che vedrete dopo. Questa griffata è anche loro. Dopo aver lasciato lavorare i miei colleghi mentre ero in cella, mi sono rilogato sul server il giorno successivo e mi sono ritrovato libero. Ho scontato la mia pena, viva la libertà! Viva la libertà un cazzo! Questa è l'ora della vendetta, e a quanto vedo questa sarà spietata. Se questo non è lag, mi sembra di capire che tutte le protezioni fatte coi blocchi di lapislazzuli ora sono disabilitate. Per fare una cosa del genere, non oso immaginare l'inferno che ha passato la Dominieri. Vi ringrazio tutti i colleghi vicini e lontani. Ora diamo il colpo di grazia a questo ammasso di baracche.
Ecco fatto lo shop, l'ho sistemato. Ora voglio farvi vedere un'autentica chicca di stupidità di questo server. La prigione dall'esterno. Eccovi la cazzata del giorno. Il cartello dice: queste sono cattive persone. Puntatele e ridete di loro. Questo admin è un malato. Ecco perché non mi voleva bannare. Il suo obiettivo era farmi deridere, ma ha pestato i piedi alla persona sbagliata. Ora rido io appena rientri nel server. Bene, sono contento che il mio modo di giocare ti sia piaciuto. Così impari a non essere troppo sicuro dei tuoi mezzi e a non giocare con i griffer sbagliati. Saluti dall'Italia. Ora, per concludere il video in bellezza, vi mostro un'altra mini griffata che mi ha fatto piegare in due. Lo vedete quel costruttore in lontananza? Ha appena finito di costruire la sua cuccia per cani in legno e ora si sta allontanando per fare non so cosa. È il momento di approfittarne. Sì. Ho chiamato quella baracca cuccia per cani, perché è impossibile dargli un altro nome. Vedete voi a cosa può assomigliare questa cosa di legno pavimentata con fango e merda. Tra l'altro ci ha messo un'ora per costruirla, rompendomi non poco le palle visto che volevo griffare lo shop in costruzione di questo server, che è proprio di fianco alla suddetta cuccia. Vediamo almeno di lavarla un po'. Ora occupiamoci dello shop. In questo server è attiva solo l'acqua e io ne ho solo un secchio, in quanto non posso buttare la lava che tengo nell'altro. Dato che lo shop è proprio di fianco allo spawn protetto, quindi molto visibile, decido di optare per un flood di blocchi, riversandogli sul pavimento tutti i blocchetti del mio inventario. Farà prima a ricostruirlo sto schifo. Dato che ho quasi tutto legno, anche usando World Edit, non gli sarà facile ripulire tutto. Oddio. Il cane abbaia. Credo si sia accorto che gli ho pulito la cuccia. Beh, almeno la sua ora è pulita, mentre questo shop è un cesso. Vediamo cosa fa l'admin. E dai. Disperazione aiosa per tutti. E tutto questo solo per una cuccia. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se gli avessi griffato lo spawn. Ecco. L'admin si è accorto dello shop. Come potete vedere i toni dei nabbi, come già detto nella scorsa missione, sono sempre molto educati. Per chi non sa l'inglese vada a cercarsi sul dizionario il significato della parola soul, aggiungendo una S. Arrivederci alla prossima.